Ciao ragazzi, bentornati in un nuovo video. Oggi finalmente parliamo della borsa per il parto. Sono al nono mese di gravidanza e direi che è giunto decisamente il momento di prepararla, quindi iniziamo subito. Ci sono delle interruzioni qui perché abbiamo due cagnoline che sono venute in cameretta e da quando abbiamo iniziato a preparare questa stanza loro. Non so se perché sentono qualcosa di diverso, se vedono cose diverse, ma sono sempre qui. Poi c'è un tappetino, quindi loro vengono sempre molto volentieri. Ma a parte questo, ho due borse, una più piccolina, lo zainetto, e una borsa più grande, perché è stato proprio l'ospedale a richiedercelo di fare uno zainetto più piccolo per la sala parto, quindi mettere dentro tutto l'occorrente che servirà durante il parto effettivo, e poi uno zaino o una valigia più grande dove mettere tutto quello che invece serve sia per me che per il bambino durante la degenza in ospedale, che sono quei 2 o 3 giorni. Ed ho scelto di portare lei la mommy bag che ho preso su Evitas. Qui tra l'altro vi lascio anche in info box il link diretto e un codice sconto perché potete avere il 10% su questa borsa, ma in realtà su tutti i prodotti Evitas, inserendo il codice Giada fra 10. Comunque qui in info box vi lascio scritto tutto. Spero che tutte le cose che ho preparato ci stiano in questi due zaini. Parto da tutto l'occorrente che ho selezionato per me, quindi tutto ciò che serve alla mamma. Spero di aver preso e preparato tutto quello che effettivamente poi mi servirà. E anche sulla richiesta, insomma, che ci è stata fatta dall'ospedale, quindi potrebbe variare poi da ospedale ad ospedale. Partiamo dal beauty case. In questo c'è praticamente dentro tutto quello che serve. Questo l'ho preso da Maison du Monde, tra l'altro quanto è grazioso, molto molto bello. E cosa ho messo all'interno? Vado random. Ho preparato una spazzola di piccole dimensioni, così che non occupa tanto spazio, e 2 elastici per i capelli che sicuramente utilizzerò durante il parto. Poi lo shampoo secco, perché sicuramente in quei 3 giorni non avrò nel tempo, nel modo di lavare i capelli, e quindi ho pensato che lo shampoo secco potesse essere comodo per darsi, insomma, una rinfrescata ai capelli. E questo della Batiste mi piace particolarmente. Ho preso ovviamente la confezione più piccolina, sempre per ottimizzare gli spazi. Ovviamente spazzolino e dentifricio, anche il dentifricio l'ho preso un pochettino più piccolino. Un deodorante, che è sempre fondamentale. Un gel idratante da mettere sul viso la mattina per darsi una rinfrescata, anche in questo caso ho preso una mini taglia. E poi ci ho preparato delle salviettine struccanti barra rinfrescanti. Sicuramente dopo il parto sarò tutta scombussolata e possono essere utili per darsi una rinfrescata, delle salviettine da passare sul viso, e quindi ho pensato di prenderle. Poi ho preparato alcune confezioni di Ecopet Assorbilatte. Questa è della Chicco e questa è della Mama. In totale sono 6, quindi ho pensato 2 al giorno dovrebbero bastare. Poi magari ne infilo ancora una confezione, visto che comunque le ho, però spero dovrebbero bastarmi. Un pacchetto di fazzoletti, che è sicuramente sempre molto utile avere. L'igienizzante mani, sempre in una versione abbastanza piccolina, una mini taglia, così appunto da non occupare troppo spazio nel beauty. Prenderò anche alcune mascherine che non ho ancora preparato, le aggiungo poi all'ultimo. Il gel doccia, se riesco, spero, a farmi una doccia. Ho preso appunto un gel doccia per lavarmi, anche questo in mini taglia, tutto mini. Mascara, penso che sarà l'unico trucco che porterò, oltre al balsamo per le labbra, un burro cacao. Il portalenti, visto che ho le lenti a contatto e mi serve per toglierle la sera. Qui c'è il balsamo labbra, perché dicono che dopo il parto le labbra sono molto secche, quindi un burro cacao, un balsamo idratante viene molto utile. La crema per il seno, Clemulina per le ragadi,
ho preso la confezione questa piccolina da 15 ml sotto consiglio dell'ostetrica che ci ha fatto il corso preparto, e sempre sotto consiglio dell'ostetrica il Saugella intimo, infatti qua dicono proprio ideale per durante il ciclo mestruale, in gravidanza e nel postpartum. L'ho trovato solo nella versione un pochettino più grande, però lo utilizzerò anche dopo, quindi viene comodo. E l'unica cosa che servirà a Tommaso, che ci è stata richiesta dall'ospedale, è l'alimento per le unghie. Guardate quanto è piccolina. E stop, questo è tutto quello che ho inserito nel beauty case. In questa pochette invece, abbastanza grande, andranno gli assorbenti postparto, le mutande postparto e la carta assorbente che sempre durante il corso preparto ci hanno consigliato di portare per pulirsi appunto dopo il parto e non sporcare magari asciugamani su asciugamani. Hanno consigliato appunto di portare questa carta assorbente, così si utilizza e poi si butta senza problemi. Andrò ad inserire tutto qua. Come carta assorbente ho preso questa che ho trovato su Amazon, qui in descrizione c'è comunque la mia vetrina Amazon dove potete trovare tra le varie cose anche questa carta assorbente, che è davvero di ottima qualità, molto molto resistente. Ne ho preparate 11, pensavo di averne preparate un po' meno, invece 11, anche perché comunque sono abbastanza compatte e sono anche grandi, perché poi una volta aperte sono parecchio grandi. Penso che per 3 giorni 11 di questi possono bastarmi. Poi ho preso degli assorbenti da notte extra lunghi, ho trovato questi che sono appunto consigliati, adatti anche per il post parto, e anche in questo caso non li prenderò tutti, non tutta la confezione, ma ne ho selezionati 4, magari ne aggiungo ancora uno per sicurezza, però vedete sono davvero molto molto grandi, molto lunghi e aiutano con tutte le perdite che poi ci saranno dopo. Però visto che non ero abbastanza convinta di utilizzare soltanto questi, metti che le perdite sono ancora più abbondanti e questi non mi bastano, ho preso sempre su Amazon, li ho trovati, della Lines Lady queste mutande assorbenti, quindi mutande usa e getta. Ci sono di varie misure, io ho scelto la taglia M e appunto vanno a proteggere dalle fuoriuscite, quindi dalle varie perdite postparto. Sono, ovviamente non porterò anche in questo caso tutta la confezione, ne selezionerò magari 4-5 così da averle in caso poi mi avanzano le riporto a casa. Già che le ho aperte, vediamone una insieme così le potete vedere anche voi come sono. Sono belle elastiche, quindi sembrano anche proprio belle contenitive. L'assorbente interno è molto grande, molto di più rispetto agli altri, quindi sicuramente le utilizzerò. Ma come immaginavo non ci sta tutto in questa pochette, quindi devo organizzare in qualche altro modo, dopo vediamo. Passando alle cose intime, invece ho preso 3 paia di calze in cotone semplicissime, delle mutande, alcune a vita alta, altre invece normali, e poi ho preparato 2 top per l'allattamento, 2 top morbidi. Sempre al corso preparto ci hanno detto di non andare necessariamente con il reggiseno per l'allattamento, quindi visto che già avevo questi presi durante la gravidanza, ho deciso di portare loro, uno nel bianco e uno nell'azzurro. E poi per organizzare un po' le cose intime e anche poi le cose sporche, ho preparato dei sacchettini per contenere poi tutto l'occorrente che vi sto mostrando adesso. Poi per la degenza ho preparato queste pantofole da utilizzare in stanza e le infradito, che però sono giù perché le voglio lavare prima di metterle nella borsa, che invece utilizzerò per fare la doccia. Passando invece ai pigiami, vestaglie eccetera, ho preparato un pigiama spezzato con i bottoncini davanti da utilizzare durante la degenza, nell'azzurro l'ho scelto a quadretti così bellissimo, e a manica lunga, c'era solo a manica lunga però comunque leggero, quindi ho preso questo. Poi ho preso un accappatoio barra vestaglia, questo l'ho trovato all'Ikea, adesso non ve lo apro tutto perché l'ho piegato così bene, comunque appunto un accappatoio che ho preso in taglia SM, ma
anche perché comunque è abbastanza grande, che si può utilizzare sia come accappatoio dopo aver fatto la doccia, ma anche come vestaglia. Lo prendo, che se può servirmi, insomma, dopo la doccia utilizzo questo. Poi ho preparato una maglia over per il parto a manica corta. Questa in realtà era una maglietta di stick che non utilizza più, visto che a me va bella grande, va bella larga, l'ho pensata per, appunto, per il parto. E poi ho preparato anche una vestaglia, sempre con i bottoncini davanti, quindi anche questa è comoda per l'allattamento. Anche questa sempre a manica lunga, però sono comunque in cotone, sono leggere, poi io sono abbastanza freddolosa e quindi ho preferito avere qualcosa a manica lunga che non avere la manica corta e poi dover portare anche magari la vestaglia, comunque un qualcosa da mettermi, sopra. Se poi avrò caldo mi farò portare qualcosa da stick. E queste sono praticamente tutte le cose che ho preso e ho portato per me. Se c'è qualcosa che magari mi sono dimenticata e mi è sfuggito, vi prego fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Per quanto riguarda invece il piccolino, le cose da portare per lui, in realtà, a parte i vari cambi per i vari giorni, ce ne hanno richiesti in totale 5, quindi 4 per l'ospedale e 1 per l'uscita, poi 2 coperte e un asciugamano, comunque una salvietta per asciugarlo dopo il bagnetto, e un ciuccio. Hanno detto portate un ciuccio se serve l'avete, altrimenti insomma non lo utilizzate. Quindi ho preparato uno dei ciucci con la sua catenella personalizzata con il nome, cioè quanto è graziosa, regalata da una di voi. Una coperta mi hanno detto che è da utilizzare subito dopo la nascita, quindi devo metterla nello zainetto più piccolo per le cose che servono durante il parto effettivo. E ho scelto di utilizzare per lui subito dopo la sua nascita questa in azzurro, che è molto molto grande, mentre per gli altri giorni in ospedale invece ho preparato questa nel bianco, sempre bella morbida, bella caldina, con l'orsetto che è un po' il tema, il suo tema, perché anche in cameretta ci sono tante cose con l'orsetto. Ho voluto avere anche una copertina con questo delizioso animaletto e appunto il ciuccio. Poi, sempre restando a tema orsetto e restando a tema poi corredino eccetera, ho preso su Amazon queste buste corredino con l'orsetto, appunto, che servono per dividere tutti i vari cambi. Le bustine sono così, ci sono di due dimensioni, anche queste le trovate nella mia lista Amazon, la misura più piccolina e la misura più grande. I completini sono già tutti pronti, belli organizzati, per ogni completino è stato richiesto di portare un body intimo, una tutina o uno spezzato, un berrettino, una bavaglietta, una bavetta e delle calzine. Ed eccoli qui, questi sono tutti i cambi che ho preparato per lui. Non sto ad aprire tutto perché è tutto organizzato bene, magari su Instagram ve li faccio vedere meglio e poi li vedrete comunque una volta nato, indossati su di lui. Ad esempio questo è uno dei cambi e c'è lo spezzato di Zara, bellissimo, in azzurro, con i piedini, però ripeto, ho preso comunque le calzine per sicurezza, intanto sono talmente piccole e non occupano grande spazio. Il body intimo e la bavaglietta, il cappellino c'è, eccolo qui nel bianco. Poi ho scelto un completo sui toni del bianco e del panna, quindi c'è una sorta di salopette con il suo body da mettere sotto, il body intimo, le calzine e questa deliziosa bavetta. Poi sempre sul bianco e sul panna c'è un altro completo molto molto bello con una tutina in ciniglia. Alcune sono in ciniglia mentre altre sono in cotone, ho alternato un po' anche perché comunque non so poi effettivamente se saranno più comode quelle in ciniglia o quelle in cotone, quindi le ho scelte entrambe, tutta bianca così. E poi gli altri due completi sono questi, uno sull'azzurro con il body personalizzato col suo nome che vi avevo già fatto vedere nell'ultimo video, è bellissimo. E poi il primo cambio sarà questo, tutto bianco con qualche dettaglio azzurro, ma non vi spoilerò troppo, così lo potete poi vedere indossato su di lui.
E nulla, queste sono tutte le cose che ho preparato per la borsa. Adesso cerco di organizzarle tutte all'interno dei due zaini, sperando che ci stia tutto, perché questa prova non l'ho ancora fatta. Borse riempite, sono riuscita a farci stare tutto. Questo è lo zaino che porterò in sala parto. Considerate che qui è ancora vuoto, qui lateralmente magari metto qualche bottiglia d'acqua e devo aggiungere le infradito che servono se durante il travaglio attivo voglio fare una doccia calda o se decido di provare la vasca per fare il parto in acqua. Quindi ho bisogno di avere le ciabatte di plastica che aggiungerò sicuramente qui. Ed è l'unica cosa che manca, ma comunque spazio c'è. Qui ho messo un sacchettino con il primo cambio ed ho utilizzato la bustina, quella più grande, perché così le cose ci stanno più comodamente. Devo ancora scrivere il nome. Poi ho messo in questo sacchettino la maglia che voglio utilizzare per il parto, quindi quella che vi ho fatto vedere prima a manica corta, e ho messo anche un top se non so, decido di provare la vasca o stare sotto la doccia, ho anche un top e posso stare senza la maglietta. E poi la copertina, quella che vi ho fatto vedere prima, che servirà appunto per lui, l'ho messa qui. Mentre nella borsa più grande, alcuni di voi mi avevano detto non riuscirai a farci stare tutto, e invece c'è stato tutto. Qui è da aggiungere cosa devo mettere: caricabatterie del telefono, le cuffiette magari per ascoltare la musica, ma comunque cose piccole. Considerate che ci sono ancora delle tasche tipo queste che sono vuote, quindi qua riesco sicuramente a farci stare il caricabatterie e le cuffiette. Poi vabbè, altra acqua, qua ad esempio ci posso permettere una bottiglia d'acqua, anche se vorrei portarmene più di una, e gli snack, cosa che preparerò poi alla fine. Comunque qua c'è la copertina, l'accappatoio, qui ci sono le pantofole che utilizzerò io in stanza, tutti i vari cambi che li ho organizzati nei sacchettini. Qui ho messo invece gli assorbenti, la carta assorbente e le mutande usa e getta. E sotto ci sono il pigiama, c'è la vestaglia, c'è l'accappatoio. Qui ci sono i sacchettini per mettere poi tutte le cose sporche, qui il beauty case. Alla fine ho deciso di non utilizzare questo, ma di sfruttare il divisorio interno che ho preso sempre su Evitas, che si adatta perfettamente alla mommy bag. Ho tolto soltanto il fasciatoio portatile perché quello non mi servirà. Ci sono ancora delle tasche, poi volendo anche qua vedete che si possono ancora riempire. Poi in questa zip ci sono le mie cose intime, le calze, le mutande e i due top. Zaino chiuso, borsa chiusa, ora mi sento più tranquilla ad avere tutto pronto. Borse chiuse, sono molto molto soddisfatta perché sono riuscita a farci stare tutto senza dover prendere il bagaglio a mano. Avevo paura di non riuscire a farci stare tutto qui, e invece ci sono riuscita. Riesco, volendo, ad aggiungere ancora qualcosina perché un po' di spazio c'è ancora, anche se la borsa poi pesa, però non ho dovuto ad esempio prendere il bagaglio a mano. Io spero che questo video vi sia stato di compagnia e magari sia stato utile a chi come me è pronta per partorire, comunque deve pensare alla borsa per il parto. Vi mando un grandissimo bacione, vi ringrazio per essere stati con me anche oggi, noi ci vediamo molto presto con un nuovo video, ciao!